Onori alla bandiera! Bandiera dell'arma, orgogliosa protagonista degli allievi carabinieri, si appresta a ricevere una croce di cavaliere all'Ordine Militare d'Italia. È la 52esima ricompensa alla bandiera che viene concessa alla bandiera nei nostri due secoli di storia. Quindi è un'onorificenza che viene concessa proprio per il complesso di questi 200 anni di attività. Sì, lo sentiremo poi dalla motivazione. Ripercorre l'impegno dell'arma nei due secoli di storia al servizio della nazione. Il capo dello Stato che ascolta la motivazione, vedere parti schierati, poi li illustreremo uno a uno naturalmente. C'è anche ancora la motivazione, quella che sentite in sottofondo, per la onorificenza alla bandiera dell'arma dei carabinieri. Artistico e culturale del paese. Reggimenti, presenta arm! Ed ecco il momento solenne, il capo dello Stato che appunta l'onorificenza sulla bandiera dell'arma dei carabinieri. Yeah. L'Ordine Militare d'Italia è la più significativa delle ricompense che può essere attribuita sia a singole persone, singoli militari, sia alla bandiera delle Forze Armate. Quest'anno peraltro abbiamo l'onore, oltre che il piacere, di avere schierata con noi anche la bandiera dell'Esercito. Abbiamo detto prima la bandiera e lo stendardo della nave carabiniere e ci sono anche due reparti, uno interforze, composto dai granatieri di Sardegna, dalla Marina Militare e dall'Aeronautica Militare, e un altro interforze composto da rappresentanti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. La scuola ufficiali, istituita nel 1884 a Torino, ha sede a Roma e completa la formazione degli ufficiali neopromossi provenienti dai corsi dell'Accademia o reclutati mediante concorso pubblico tra i giovani laureati. E adesso invece l'immagine ci restituisce quella dei militari del Reggimento Granatieri di Sardegna con il loro caratteristico colbacco e a seguire la compagnia
delle forze di polizia con i rappresentanti delle polizie di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Presidenziale e Corpo Forestale dello Stato. Questa è l'immagine proprio classica del carabiniere. Sì, una grande uniforme storica che è quella alla quale si abbinano tante. Ecco, adesso invece il reggimento paracadutisti è il primo della, diciamo, in testa al secondo reggimento in uscita dall'ovale di Piazza di Siena. Il reggimento paracadutisti che è un corpo d'élite specializzato sia nell'assolvimento di compiti militari ma anche di concorso ad operazioni straordinarie di controllo del territorio sul territorio nazionale. Il reggimento paracadutisti trova anche impiego all'estero per la tutela delle rappresentanze diplomatiche in aree particolarmente a rischio. Inquadrato nel reggimento paracadutisti c'è anche una sezione del gruppo intervento speciale carabinieri. Che sono quegli uomini che in realtà non si devono riconoscere, non che sono coperti dal mefisto. Sono coperti da un mefisto, sono unità, ecco, li vedete inquadrati, ecco, esattamente, specializzate nelle attività, diciamo, particolarmente delicate, ecco, rischiose e delicate. Questa è la grande varietà dell'arma dei carabinieri, che ha al suo interno tante specialità, no? Lo ricordava anche il ministro della difesa, dal raggruppamento anche delle indagini scientifiche, i paracadutisti, abbiamo le unità cinofile, le unità sciatori, le unità di montagna, cioè veramente questo è il canto dei paracadutisti. Sì, hanno intonato il loro canto regimentale. Molto applauditi qui dalla folla di piazza di Siena, che sta assistendo alle celebrazioni del 200° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Poi abbiamo visto le uniformi storiche. Le uniformi dal 1814 sino alla guerra di liberazione. E poi abbiamo tutto il reggimento. Eccole inquadrate, sì, no? Queste sono tutte le uniformi storiche. Le ultime sono per l'appunto quelle utilizzate durante la guerra di liberazione, l'ultima riga che abbiamo visto sfilare. Questi con i baschi rossi invece? I baschi rossi sono cacciatori di Sardegna e di Calabria, sono l'evoluzione, diciamo, di squadriglie che una volta venivano impiegati in aree particolarmente impervie e difficili da controllare, oggi sono organizzate, diciamo, nella modalità degli squadroni, e svolgono appunto queste attività, diciamo, complesse di controllo del territorio dove sarebbe per altri impossibile, diciamo, riuscire ad operare. Questi sono gli specialisti. Sì, abbiamo gli elicotteristi, poi abbiamo il NAS, i carabinieri per l'ambiente, il RACIS con i carabinieri per le investigazioni scientifiche, gli sciatori, i rocciatori e le unità cinofile. L'intervento è stato davvero commovente, quello del Presidente della Repubblica, un intervento commosso, a braccio, ha ricordato l'impegno dei carabinieri, ha voluto dire in maniera molto, molto netta, molto vibrante, il proprio grazie e il grazie dell'intera nazione per tutto quello che fanno, che hanno fatto, che fanno e che continuano a fare i carabinieri per il nostro paese. Adesso tra breve usciranno i reparti a cavallo e per primo credo sia un reparto, se lo vediamo, lo vedremo inquadrato, ecco, la fanfara del quarto, sì. Anche loro in uniforme storica, applauditissimi qui in piazza di Siena. Sono 23 elementi comandati dal maresciallo aiutante Tassinari. Ed è un'attività questa, diciamo, che ripercorre anche questa storicamente una funzione importantissima, cioè quella di avere a disposizione del comandante degli elementi in grado di trasmettere gli ordini. Originariamente erano dei trombettieri, ai trombettieri poi si sono uniti le percussioni nella forma dei timpani e degli imperiali, ma la funzione storica era quella di essere, diciamo così, alla mano del comandante per poter impartire gli ordini che la situazione richiedeva. Montano tutti i cavalli grigi e l'uniforme ha questa sua particolarità di essere, diciamo così, intanto la lucerna con un pennacchio rosso e bianco anziché
rosso e blu come quello delle tradizionale. Ed ecco i corazzieri, perché ricordiamoli, i corazzieri sono fanno parte dei carabinieri, è la guardia d'onore del Presidente della Repubblica, in alta uniforme, con la corazza. Sì, hanno vestito l'uniforme di Gran Gala, che è quella che viene utilizzata nelle circostanze più solenni, in tutte le occasioni, peraltro, in cui è presente il Capo dello Stato, quindi non vi è facoltà di utilizzarla se non quando l'attività si svolge in sua presenza. Entra in campo il gruppo Squadroni Pastrengo. Ha inizio il carosello storico del bicentenario dell'Arma dei Carabinieri. Sta facendo ingresso in piazza di Siena il gruppo Squadroni del 4 Reggimento a cavallo, in testa il comandante del gruppo Squadroni e i due squadroni su cavalli grigi e su cavalli di colore. Ed è il momento più affascinante della festa dei Carabinieri. Momento del carosello storico. Sicuramente il più scenografico. Che ricorda, colonnello? Ricordiamo anche noi allora. A cosa si ispira il carosello dei Carabinieri? Il carosello dei Carabinieri sostanzialmente è una rievocazione di un fatto d'arme particolarmente importante. L'episodio in cui culmina l'esibizione è proprio quello della carica di Pastrengo, era il 1848, il 30 aprile, ed è stata una carica epica perché ha fatto in modo che, anche se in condizioni di inferiorità numerica, fosse messa in salvo la vita del re, che era sul campo di battaglia. Re Carlo Alberto, il suo quartier generale, ovviamente, seguiva le attività sul campo di battaglia e si era trovato inconsapevolmente, sostanzialmente, a contatto del nemico. Una decina di carabinieri che erano in una mascoperta si resero conto della situazione di estremo pericolo e, con una carica d'impeto fatta con la... Vedete due squadroni che si sono divisi e adesso stanno effettuando delle figure. Ecco, vedete che con le immagini dall'alto a pieno si può godere questo spettacolo di sincronismo e di perfezione. Questo è il comandante del gruppo Squadroni. Sulle note del valzer in fa di Giuseppe Verdi, di cui la versione più celebre venne inserita nei fotogrammi. C'è bisogno di un grande addestramento, colonnello, per raggiungere questi risultati. È un tipo di attività che, devo dire, diciamo, con una punta d'orgoglio, pochi reparti a cavallo riescono ad imitare. Ed è il frutto, sì, intanto di una tradizione importante che continuiamo a coltivare, ma veramente anche soprattutto del grande grado di addestramento, livello di addestramento conseguito dai nostri cavalieri. Guardate questa figura di scambio continuo di quadriglie. Sì. Molto applaudito, ovviamente, qui in piazza di Siena. Queste prime figure del carosello storico. Ecco, i trombettieri hanno chiamato la donata, per cui le quadriglie si sono sciolte e si sono formate delle frotte ai quattro angoli dell'ovale di piazza di Siena.
e ancora un ordine impartito con le trombe, sciabole alla mano. È il momento della battaglia. I reparti si dispongono in frotte come nei tempi passati in combattimento. Al galoppo e sciabole alla mano, gli squadroni simuleranno un'azione di ricerca e contatto con il nemico. L'evoluzione culminerà con lo scontro finale al centro del campo tra i due squadroni contrapposti. Siamo al momento culminante, colonnello. Sì, siamo in una fase, diciamo così, che riproduce sostanzialmente quello che dicevamo prima. Gli squadroni che una volta erano impiegati sul campo di battaglia si stanno muovendo in una sorta di ricerca e di verifica della presenza del nemico sul campo di battaglia. Chiaramente la formazione non è più una formazione geometrica, è una frotta, perché è quella che meglio, diciamo, consente di interpretare anche il terreno con le sue irregolarità. I cavalieri e i cavalli si muovono quindi in un ordine sostanzialmente sparso, ma funzionale alle attività che poi possono conseguire da questa esplorazione del terreno. E l'eventualità di trovarsi improvvisamente a contatto col nemico è un'eventualità, diciamo così, presa assolutamente in considerazione, tant'è che hanno già le sciabole alla mano. Prima della carica finale, ecco, si stanno assaggiando il terreno ed ecco il momento. I cavalli e i cavalieri lanciati al galoppo si fermano un attimo prima del contatto al centro del campo e ancora una volta le trombe sono a indicare l'ordine di rimettere le sciabole. Adesso sul campo sono formati tre circoli e alcuni binomi grigi daranno vita a una delle figure più suggestive del carosello storico, l'atterramento del cavallo. I cavalli si piegano docili al volere dei cavalieri e si stendono allo sforzo. Una manovra questa finalizzata anche questa durante l'impiego sul campo di battaglia a sottrarre il cavallo e il cavaliere dall'eventuale vista del nemico per cercare dietro qualche ostacolo naturale un riparo. Guardate che meraviglia, sì. Quanto addestramento, quanto rispetto anche. Sì, per... ha usato la parola giusta, perché agli occhi di un profano può sembrare anche una manovra per qualche verso forte, diciamo, del cavaliere verso il cavallo, invece è un'azione assolutamente docile alla quale si arriva attraverso un addestramento graduale senza nessun tipo di forzatura né dell'indole né delle attitudini del cavallo alla specifica manovra. È una manovra poi peraltro, ricordiamo, come ricordava lo speaker, che nasce proprio per tutelare il cavallo nella battaglia, per proteggerlo, quindi per salvaguardarlo. I cavalli di colore fanno fronte al centro formando un arco di sciabole che sarà attraversato al segnale dei piatti dai cavalli grigi sulle note della marcia del toreador della Carmen di Bizet. Non più l'atmosfera tesa del combattimento, ma lo svolgersi di un tema semplice e preciso di addestramento. I cavalli grigi per due sulla pista si apprestano a percorrere l'arco di sciabole predisposto dallo squadrone dei cavalli di colore. Piatti, gli squadroni rompono le formazioni e raggiungono velocemente la pista, raggiungendo delle posizioni prestabilite. È la tribuna delle autorità che segue con grande attenzione le figure del carosello storico.
In formazioni composte da 8 cavalli, dette frotte, al galoppo cadenzato, gli squadroni, dopo aver effettuato un cambiamento sull'asse trasversale del campo, aumentano il ritmo della loro andatura, per poi fermarsi repentinamente alle bandiere di riferimento, disponendosi sulla pista allineati per 8. Adesso gli squadroni, dopo questo movimento, andranno a comporre una figura. Una figura che per l'appunto in occasione del bicentenario sarà il numero 200 che disegneranno sulla pista. La luce radente tra i fuochi, strazi, scintillì da questo vivente disegno che interseca i suoi immobili strati. Cavalli lanciati al galoppo. E l'applauso di Piazza di Siena, l'applauso del Capo dello Stato, l'applauso dell'Italia intera ai carabinieri. I carabinieri a cavallo materializzano sul campo il numero 200, rendendo omaggio alla solenne ricorrenza del bicentenario di fondazione dell'arma. In quel silenzio che si addice ai porti, nelle minime imprese oscure come nei grandi gesti eroici, ecco, vedete che si forma lentamente il numero 200, i 200 anni di storia dell'arma dei carabinieri. Baluardo incrollabile, lo ha definito il Capo dello Stato, che ha voluto ringraziare personalmente tutti i carabinieri d'Italia, tutti i carabinieri impegnati nel nostro territorio e anche all'estero, per il loro impegno e la loro dedizione alla Repubblica, per la loro fedeltà. 200 anni di storia dell'Arma dei Carabinieri. Colonnello. 200 anni di storia, lo dicevamo prima, è vivere la stessa storia della nostra nazione. Dall'Alpia Sicilia, dovunque regnano, recita l'inno di Mameli. In ricordo della celebre vittoria delle popolazioni italiane su quelle straniere. E sono tanti quelli che hanno onorato sino alla morte il giuramento di fedeltà alla patria. 9.600, circa 6.400 in attività belliche, 3.210 invece nei servizi di istituto e 30 nelle operazioni di pace. Sono i numeri dei nostri caduti, i numeri di coloro i quali hanno sacrificato la vita per tener fede al giuramento prestato e per tutelare la collettività. Donne e uomini tra i carabinieri a cavallo. Sì, ormai insomma la realtà delle donne è una realtà che comincia a diventare anche numericamente importante nell'arma dei carabinieri. Sono iniziati gli arruolamenti delle donne nel 2000, adesso sono 1730 circa le donne nei vari gradi e abbiamo già numerosi comandanti di compagnia, di nuclei operativi radiomobili e 6 comandanti di stazione donne, anche in Calabria, in Sicilia, in Sardegna, in zone diciamo dove l'attività delle stazioni è resa ancora più complessa magari da condizioni della sicurezza pubblica non sempre ottimali. Vedete questo, la perfezione di questi incroci? Gli squadroni, preceduti dal glorioso stendardo di lo stendardo. Del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, che tra poco entrerà in campo. Si sono abbassate le luci, guardate la suggestione di Piazza di Siena. Al grido di Pastrengo si lanceranno alla carica epica,
travolgente, indimenticabile. Le note del Piave sono anche un omaggio al centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale, ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Calma, severa, tacita, compatta, ferma in arcione gravemente incede la prima squadra e dietro la resa campa in chiuse file. Pendono le selle, lungo le staffe nitide, le canne delle temute carabine. È molto solenne questo ingresso in campo. Poi accompagnato nel commento dello speaker dalle parole della rassegna di Novara di Nigra Costantini, che riassume delle re custodie della legge, schiavi sol del dolore, riassume gli onori che Carlo Alberto voleva tributare ai caduti sul campo di battaglia. La suggestione delle luci tricolori che illuminano Piazza di Siena, fiera, indomata alla virtù latina. Risonate tamburi, salutate aste vessili, onore, onore ai prodi carabinieri. Così Costantino Nigra nel 1861 nella sua rassegna di Novara. Squadroni dalla parte Il nostro pensiero è ora rivolto a tutti i carabinieri di ieri e di oggi che a cavallo o a piedi furono e sono eroici protagonisti nell'adempimento del dovere in patria e all'estero. Piazza di Siena.
sicuramente emozionante, oltre che toccante, la carica finale accompagnata dalla voce di Boccelli, che ha aggiunto qualcosa in più. Qualcosa in più all'emozione grande, all'emozione forte di questo carosello storico dei Carabinieri, nel quale si conclude la celebrazione del 200° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Fanno il loro ingresso in Piazza di Siena gli altri reparti a cavallo, lo squadrone dei corazzieri. E la resa degli onori finali al Presidente della Repubblica. Tra l'applauso del Capo dello Stato e di tutte le persone che sono qui in Piazza di Siena. E ora gli onori al Capo dello Stato. Comandante del 4° Reggimento a cavallo è smontato e si sta recando verso la tribuna presidenziale per ricevere il saluto dal signor Presidente della Repubblica. Ritengo che sia un fuori programma perché doveva limitarsi alla resa degli onori. Il signor Presidente della Repubblica ha voluto, diciamo, con questo gesto, insomma, rendere testimoniare, omaggio, diciamo, da il suo apprezzamento per lo spettacolo, oltre che per l'abilità dei cavalieri dei cavalli del 4° Reggimento Carabinieri. Il Presidente della Repubblica, dopo aver salutato le autorità, si predispone a ricevere gli onori finali. Reggimento, e tutti, presente, show! Onori al Presidente della Repubblica! Reggimento riposa! E quindi così termina la cerimonia che ha voluto ricordare i 200 anni di fondazione dell'Arma dei Carabinieri 1814-2014 nei secoli fedele. Grazie al colonnello Mario Cinque, capo dell'ufficio operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che ci ha illustrato tutte le varie fasi di questa festa, che è culminata con l'emozione del carosello storico dei Carabinieri.